Ciao ragazzi e bentornati su Magna e Tese. Sul mio profilo Instagram questa settimana abbiamo parlato di impasti, bolle, lievitazione e un sacco di altre cose. Se avete perso le stories correte a vederle, mi raccomando, perché ci sono tante cose interessanti. Ve lo dico da sola, ma vabbè. Comunque, oggi cominciamo una serie di 3 video tutti dedicati al mondo dei lievitati fatti in casa, quindi i più semplici, i più richiesti, pane, pizza, focaccia, fatti in casa come si deve. Il primo video, quello di oggi, sarà dedicato all'impasto più semplice, quello diretto con cui si può fare un buonissimo pane casereccio, una buona pizza alta e teglia o anche una buona focaccia. Seguiranno poi altri 2 video un pochino più complicati, ma che poi vi daranno tantissime soddisfazioni. Quindi vi invito a iscrivervi a questo canale e attivare anche la campanella delle notifiche, così potrete sapere quando arriveranno gli altri 2 video. Prima di partire con i 3 impasti parliamo di ingredienti. Per un buon pane e una buona pizza ne servono pochi, ma 2 in particolare possono cambiare tutto: lievito e farina. In più, la tecnica fa la differenza. Esistono tantissimi modi per impastare, il mio è solo uno, ma devono essere eseguiti perfettamente. I lieviti che si usano a casa per i panificati sono per lo più lievito di birra, che sia fresco o secco, e lievito madre, vivo o secco. Mi raccomando, però, devono essere attivi e di buona qualità. La farina può essere raffinata o integrale. L'importante è che sia una farina forte, ricca di proteine tra cui il glutine, specie per gli ultimi 2 impasti che faremo. Per esempio vanno bene la farina Manitoba, le tipologie per pizza, tipo 1 o 2. Sciogliamo il lievito in acqua tiepida. Io aggiungo anche un cucchiaino di malto, se non lo trovate va bene anche lo zucchero. Questo serve ad attivare il lievito, che sia fresco o secco. Uniamo l'acqua col lievito alla farina e mescoliamo. Si può impastare anche nella ciotola, ma io vi consiglio di farlo su un piano ben pulito. Va bene anche di legno. Mi raccomando, quando impastate a mano cercate di recuperare sempre la farina e le bricioline che si creano. Non buttate via niente. Quando avete un panetto non troppo liscio, aggiungete sale e olio, quindi finite di impastare. Aggiungerli prima comprometterebbe la funzione del lievito. L'obiettivo è ottenere una pagnotta liscia, omogenea, senza scaldarla troppo con le mani, altrimenti partirà la lievitazione. Ultima cosa da fare, arrotolare l'impasto in questo modo, così da inglobare aria al suo interno. Vi faccio vedere di nuovo, praticamente lo arrotoliamo su se stesso e lo premiamo leggermente. Formiamo una pallina e la mettiamo a lievitare in una ciotola unta con un filo d'olio. Copriamo con un sacchetto di plastica e mettiamo a lievitare per almeno 3 ore. Perché un sacchetto di plastica? Perché potete lavarlo e riutilizzarlo, mentre la pellicola la si butta via inevitabilmente. Piccola parentesi sul dove far lievitare. Per le lievitazioni corte come questa, in autunno e primavera va bene la cucina, purché sia una temperatura di circa 20 gradi. In inverno è meglio il forno spento con la luce accesa. In estate vi consiglio il frigorifero per più tempo, perché la cucina potrebbe essere oltre i 20 gradi e potrebbe far fermentare il vostro impasto. L'impasto è pronto quando è duplicato, o meglio triplicato di volume, tipo così. Se lo schiacciate, torna solo in parte indietro, lascia un piccolo buco. Ora non dobbiamo assolutamente reimpastarlo o schiacciarlo, perché sennò perderemmo il lavoro fatto, no? Dobbiamo solo tirarlo e stenderlo con le mani, seguendo la maglia glutinica. Io farò una focaccia oggi, ma questo impasto va bene anche per la pizza alta in teglia e per il pane veloce. Basterà semplicemente dargli la forma di pagnotta. Dopo averlo steso, lo lasciamo lievitare per altri 30-40 minuti, così svilupperà un po' di bolle. Intanto prepariamo la salamoia, metà acqua, metà olio extravergine d'oliva che andranno emulsionati e versati sulla focaccia per assicurarci una crosta dorata e croccante. Spalmiamo con le mani e solo dopo questo passaggio facciamo i tipici buchi con le dita. Se possiamo lasciamo lievitare un'altra ora, così si formeranno ancora più bolle, altrimenti un po' di sale grosso, rosmarino e via in forno a 190 gradi per 20 minuti, o anche di più in base allo spessore che deciderete di fare. Per ora è tutto, se volete vedere anche i prossimi 2 video mi raccomando iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto questo fatemelo sapere come sempre qua sotto con un commento o un like e ci vediamo nei prossimi video.